Cosa? Salve! Come va? Bene, dai, oggi almeno ho spuntato un po' di sole da te. Bene, no, anche qui è stata una buona giornata. Sì, Bene. assolutamente una buona giornata. Sì, il meteo è clemente. Viene quasi voglia di mettersi a maniche corte. Io oggi ho anche ripreso la meta, ho girato un po'. Bene, 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 bene. Ho invitato anche Anita, quindi la stiamo aspettando. Bene, sono E contento. a momenti dovrebbe essere con noi, così proseguiamo questa avventura. Oggi Oggi sarò beato tra le donne. sì, oggi sì, Ciao! assolutamente sì. Ma buonasera! Anita. Buonasera, come sei Avevo bella? bisogno di un po' di colore, un po' di primavera. Dicevo, qua siamo ormai alle soglie dell'estate, anche a livello climatico più che altro, quindi. È vero. No, io invece sono andata sul serio questa. Tu sai che amo i colori. Detto stasera invece. Ogni tanto facciamo le persone Che male professionali. non ci fa. Ecco, Daniele come da rito si è acceso il suo sigaro, è partito. Ah, ma siete in due. Ho detto, prima o poi mi dovrete portare. Fumando, Daniele? Io mi sto facendo un antico toscano che ho lasciato abbandonato per 4 anni in una bottiglia di whisky giapponese e l'ho tirato fuori. L'ho lasciato un po' addolcire. Te? No, io. Sai cosa ho trovato buono? Il bracco. Bracco robusto mi è piaciuto, devo dirti la verità. Per me che fumo cubano, ovviamente, non lo darei a un fumatore di antico, di originali, eccetera, chiaramente. Però devo dire, come sigaro per me che fumo cubano, poco impegnativo, Dei tre invernale. formati, il robusto è piaciuto di più. Sì, non ho provato l'originale, ho provato a solo, che però o lo fumi intero, a me non piace smezzare i toscani, oppure il robusto è quello che mi soddisfa di più per i miei gusti di fumata. Beh, anche quello forse è un po' più Sono tutti strutturato, meglio come formato. a favore? No, Siamo noi in siamo in diretta, diretta, ma siamo non ti in diretta. preoccupare. Ma tu non ti preoccupare, Anita, è più bello così, è più vero, va bene così. Va bene così, va bene Va bene. così. Avevamo detto che ci saremmo visti cinque Sì, minuti prima. per iniziare la diretta aspettando i nostri follower, ma non importa, mi Ditemi che non c'è No, nessuno ancora. si stanno pian piano collegando. No, siamo in famiglia. E poi ribadisco, Bene. è bello perché è così. È bello perché è così. Senti, Abbiamo fatto Napoli, Napoli che un racconta. Sento che sta esplodendo di turisti. È una città che sono riusciti veramente, già era bella prima, ma sono proprio riusciti a rilanciare alla grande ultimamente, negli ultimi anni. Sì, no, veramente ce ne sono tanti, tanti, tanti. E durante la settimana anche, non solo nel weekend. Veramente bellissimo vedere la città piena di turisti, devo dire la verità. Arrivano anche da queste parti, al di là di quelli che vengono per me per casa dell'Abano, quindi quelli vengono, cioè, proprio apposta. Però anche turista di passaggio, devo dire che ce ne sono tanti. No, è bello. Bello, Io devo bello. dire che quando ho avuto il piacere di ricevere il tuo graditissimo invito per l'inaugurazione del Walk-in, che è stato veramente un evento eccezionale, magistrale, e ho avuto modo di riscoprire Napoli. È veramente una città ricca di tutto, non le manca nulla, è piena di cultura, di arte, veramente accogliente, neanche a dirlo il cibo, non parliamone proprio, veramente, è un posto veramente, veramente suggestivo. Sì, Posto suggestivo, magico. infatti, mi hai tolto le parole di bocca. Sì, veramente bello.
E ho trovato anche tanti stranieri, in passato c'erano tanti italiani e meno stranieri, invece adesso ho trovato anche un bel parterre di gente affezionata che addirittura torna e ritorna a trovare Napoli, a riscoprire Napoli, veramente bello. Sì, è vero, no, devo dire che siamo pieni e Tra sono contenta. l'altro, tra una settimana, Bene così. senza fare le corna, penso che ci saranno grandi festeggiamenti lì a Napoli dopo 30 anni. No, corriamo il rischio che ci sia un prefesteggiamento domenica. Quindi, Sapete, comunque, guarda, festeggiare molto bene. saremo chiusi a casa. Che dici, Dani? Diamo inizio alle danze? Come si suol dire? Io sono super precisa. Perfetto. In questo adesso passiamo al lato svizzero, saremo precisi con gli orari. Bene, allora, signore e signori, benvenuti alla nostra quinta live organizzata da DuPont. Io farò un po' da moderatore e abbiamo oggi con noi, sempre per la DuPont Italia, Sara Giordano e parleremo, ci presenterà Anita Sisimbro della bellissima tabaccheria, appunto Sisimbro di Napoli, Casa dell'Abano. Ciao a tutti, buonasera. E Anita, guarda, ti faccio subito la prima domanda così per spezzare un po', per rompere il ghiaccio. Presentati, raccontati, parlaci di te, della tua bellissima rivendita che poi tra l'altro ho saputo che è stata da poco aggiornata. No, scusami, non ho sentito un attimo No, quello che hai detto, scusa. chiedevo se puoi un po' raccontarci di te, della tua bellissima rivendita, che tra l'altro è stata da poco aggiornata, mi hanno detto dall'amico Giuseppe Lepaglio. Sì, abbiamo rifatto il walk-in, siccome il nostro è stato il primo in Italia, per cui ormai aveva 22 anni, poverino, non ne poteva più. È stato un adattamento continuo e quindi quest'anno abbiamo deciso meglio. L'anno scorso, però, step by step, siamo riusciti a finirlo praticamente il 31 marzo, giusto per l'inaugurazione. Dopodiché abbiamo rifatto un po' anche il salottino, il privé, e adesso sono veramente molto contenta perché è veramente molto, molto bello. Almeno a me piace. Poi è stato il disegno di Giuseppe Elefante, me lo ha disegnato e sono contenta. È riuscito a fare quello che io volevo e quindi sono contenta. È anche tutto più razionale adesso. E Ma quindi Anita, di dici un te po' un attimo la sono. tua storia, come sei arrivata lì in tabaccheria? L'hai creata te? C'è stato dietro qualcun altro, tuo padre? Come un po' la storia. Sono arrivata nella pancia di mia madre. Quindi ora il 1º maggio festeggiamo 64 anni Complimenti. di attività. Primo senza i miei genitori, purtroppo però sono 64 anni. Mio padre, il suo primo giorno di lavoro è stato il 1º maggio del 1959. E dopodiché io sono sempre stata in tabaccheria, ho studiato tutto in tabaccheria praticamente. È una cosa che insomma è cresciuta in me e anche dopo aver finito gli studi non ho potuto fare a meno di restare qui. Mi piace il contatto con il pubblico, ho cominciato a fumare, tra l'altro mio padre è grosso fumatore di pipa e di sigari, quindi io a 16 anni ho torturato mio padre affinché mi desse una pipa per fumare. E così ho cominciato a 16 con la pipa, a 17 con i sigari e adesso sono ancora qui a fumare. A fumare ho fatto, no, sono contenta perché del mio lavoro, cioè del mio hobby, del mio piacere, ne ho fatto un lavoro e ho potuto comunque esprimere quello che volevo, durante gli anni. È stato un crescere continuo, ad adattarsi poi a tante situazioni nuove e a questo punto sono Mi fa contenta. piacere. Rita, quindi circa 60 anni, ma Sara come ci è arrivata lì a te? Da quanto tempo insomma c'è questo rapporto con DuPont? E poi perché avete scelto DuPont e non magari... 14 anni fa, ragazzi, non è un giorno. 14 anni fa, è stato amore a prima vista perché in realtà lei era la collega del mio agente
e ci siamo conosciuti, però ce n'è nata subito la scintilla. E con Dupont invece è una storia che comincia, credo, 50 anni fa. Ora preciso preciso non lo so, però mio padre da subito ha cominciato a vendere tutto quello che era l'oggetto di lusso in tabaccheria, quindi come poteva essere l'accendino, la penna, la pipa, piuttosto che il completo da gioco. E, però in compenso non voleva vendere sale, francobolli e quant'altro. Era già un anticonformista, un precursore. Quando gli amici gli volevano fare un dispetto, prenderlo in giro, gli chiedevano, oltretutto con una moneta di taglio grosso, un pacco di sale o un francobollo. E saranno fatti un nemico. Ma credo sia... Sì. Si è cominciato, sì, credo 50 anni che sono concessionaria Dupont, abbiamo vissuto tante cose, siamo stati tante volte fuori con loro, siamo stati in fabbrica e mio padre insomma, è una, sicuramente Anita sei una delle realtà più storiche che noi possiamo annoverare tra i nostri partner. E poi devo dire che Anita ha una peculiarità rispetto Daniele, rispetto a le tabaccherie che solitamente trattano il nostro brand. Anita non ha una tabaccheria, Anita ha una boutique, quindi Anita ha una concezione, diciamo, del brand, nel caso specifico di Dupont, ma anche di altri marchi che tratta, che è una visione a 360 gradi, quindi da Anita con Anita è molto bello lavorare, perché Anita riesce a rappresentare il marchio in tutte le sue sfaccettature. Anita è una estimatrice della penna di alto livello e è in grado di avere un eccellente assortimento. Anita è un'ottima rappresentante della pelletteria grande e piccola, da Anita si trova il gemello, l'idea regalo, quindi devo dire che il bello di lavorare con lei è che magari rispetto ad altre realtà che sono un pochettino più diciamo concentrate nella direzione solo del mondo del fumo, Anita, nonostante sia una casa dell'Abano, ha, grazie anche agli spazi, a come ha gestito gli spazi a sua disposizione, ci rappresenta proprio a 360 gradi. È attenta alla novità, ma è attenta anche al prodotto storico, non abbandona neanche, ecco, quello che è la storia del brand. C'è un'attenzione, devo dire, particolare. Forse sarà la sensibilità da donna, non lo so, io a questo punto mi tocca dirlo, però devo dire che effettivamente ci rappresenta in modo molto completo. E oggi avendo noi sul territorio il nostro distributore Ita, con cui diciamo Anita ha un rapporto quotidiano e costante, e viene servita direttamente da Arturo Sciullo, che gli dà supporto costante insieme a Luca Cadorina, devo dire che grazie anche al supporto che Ita fornisce, Anita riesce a dare una visita al prodotto veramente completa, è sempre sul pezzo, come si suol dire in gergo. Anche con Arturo ci conosciamo, credo, da una quindicina d'anni, sì, sì. Meno, insomma. E questa è la cosa di quando uno è un po', diciamo, grande, succo, via. Grande d'età, però sì. Si vede che sta tanto. No, vabbè, devo essere sincera, per chi mi conosce, io sono una persona dove oggettivamente si legge in faccia quello che pensa, ho questo bruttissimo difetto, no, per niente. Quindi se con Anita, come ha detto Anita, si è immediatamente instaurato un rapporto di feeling. E poi devo dire, la cosa bella è di fiducia, cioè io mi sono trovata in situazioni molto atipiche, molto particolari, dove a volte quando servivo io direttamente Anita magari la chiamavo dicendo guarda, un'opportunità, un'occasione, un prodotto speciale, una cosa esclusiva. A volte addirittura lei è arrivata al punto di dirmi: ok Sara, magari abbiamo poco tempo per riservarlo, pensi sia adatto a me? Ok, ordinamelo. Cioè, come a dire, questo è dato anche da tanti anni di lavoro insieme e dal fatto che io conosco le sue esigenze e lei ovviamente dall'altra parte è pronta a, come a dire, a darci la sua fiducia, quindi questa è una bella cosa. Quindi fondamentale secondo il nostro lavoro avere questo rapporto di fiducia con l'azienda, che poi è in insomma alla fine è la persona che la rappresenta, tipo Sara, tipo Arturo, comunque nelle altre aziende, è fondamentale
almeno per noi del sud, poi non lo so, magari gli altri sono più freddi, però per quanto mi riguarda il rapporto con la persona che ho davanti e con il quale lavoro è fondamentale, diciamo, anche se voglio dire, sicuramente un'attenzione di più verso quel brand, quella cosa, perché sono sicura che mi stanno alle spalle, che qualsiasi cosa con DuPont, certo. Voglio dire, per esempio, è sempre stato così, nel senso che prima quando c'era Bruno Zetta, eccetera, io qualsiasi cosa, avevo un problema immediato, chiamavo, è successo questo, il cliente, Anita, fai tu. Cioè, avere questo, perché poi il mio scopo è quello di dare il massimo del servizio, certo, al cliente, perché per me il cliente viene prima di tutto. E allora dire no in garanzia, non in garanzia, cioè poter dire non ti preoccupare, è molto importante. Io, o meglio, ci pensa DuPont in questo caso, per me soprattutto Daniele, devo dire, negli ultimi anni, anche con la grande quantità, Anita ne ha una assolutamente degna rappresentazione alle sue spalle, con questa grande quantità anche di prodotti importanti, di edizioni limitate che l'azienda, a cui l'azienda ha dato vita, sai, il post vendita è importante ovunque ed è fondamentale per un brand di lusso, se no non si può parlare di brand di lusso se non ci sono alcune caratteristiche chiave, e sicuramente il post vendita è importante, però devo dire che soprattutto oggi, a fronte in particolare di prodotti come le edizioni limitate, come potrebbe essere la collezione Montecristo che Anita ha alle sue spalle, devo dire che è ancora più importante quindi è fondamentale dare diciamo che l'azione che è andata, cioè è stata richiesta, perché non mi ricordo se una ventina d'anni fa era uscita l'edizione dedicata ad Abbano, sì. Quindi Coiba, Olio de Monterrey, Quaba, che erano bellissimi, sì. Che oggi valgono un sacco, e quindi veramente allora magari non si parlava di sigari, ancora era all'inizio, toccare in Italia. Forse ancora prima, certo. Secondo me, sì, ancora prima del 2000, quindi sigari per esempio cubani in Italia ancora non c'era, insomma, non c'era tutto questo giro intorno al mondo del sigaro, e c'erano questi accendini bellissimi, quindi è giusto che adesso che invece c'è tutta questa vitalità, è cresciuta la cultura del sigaro in Italia, sta crescendo, siamo ancora giovani, però cresce veramente, sì, di giorno in giorno. È bene che, insomma, DuPont, che è l'accendino per eccellenza, cioè quando uno dice DuPont pensa, quando uno dice accendino pensa a DuPont, e che faccia queste linee dedicate. Poi devo dire la cosa che mi è piaciuta particolarmente, diciamo, della partnership che è nata con Abbanos, e che c'è questo filone di continuità che tra le altre cose sta creando, alimentando ancora di più quella scintilla che si trova nel cuore dei collezionisti, perché effettivamente parlando, per l'appunto, faccio l'esempio, visto che lo vedo dietro di te, ecco, alla collezione Montecristo è nata con, e ha iniziato la sua strada l'anno scorso con la collezione Crepuscule, ma esatto, e siamo partiti con Crepuscule abbracciando un po' tutte le fasce di prezzo, quindi anche le fasce meno diciamo, come posso dire, meno costose per il cliente finale, per arrivare poi ai prodotti invece quelli iconici del marchio, e soprattutto ha proseguito questa, diciamo, questa triade con ulteriori uscite, tra cui la Nuit, che adesso è in uscita in questo periodo, e poi avremo la chiusura del cerchio con l'Aurora, che sarà l'ultima delle trennate. Quindi è anche molto bello vedere questa continuità, anche per dar modo al collezionista magari di abbracciare, eventualmente completare le proprie collezioni. Quindi la trovo una cosa molto bella, ecco, anche perché sono molto complete come collezioni, quindi interessante. Tra l'altro, a proposito di collezioni, adesso se ricordo bene, te, Anita, sei stata da poco lì a Labana, alla festa della Habana, giusto? Anita? Anita, eccoti. Eccoci. Mi senti?
Nome... Anita, hanno forse cominciato un piccolo questo problema di linea. Eccoci. Anita, dicevo, a proposito di collezioni particolari che sta facendo DuPont per Abano, tra l'altro te sei stata recentemente lì a Cuba alla festa dell'Abano, vero? A febbraio. E se non sbaglio, tu lì hai avuto una sorta, chiamiamola una sorta di anticipo, di una successiva collezione che uscirà per parte a casa, avevamo anche accennato con Sara qualche settimana fa. Hai visto? Io ho visto qualche foto, è molto bella. Sì, e io ho visto anche l'anteprima, insomma, dei DuPont, sono bellissimi, anche perché quel colore lì è il colore del mio negozio, quindi, ma veramente bellissima quella linea della DuPont, sì. Linea maestra, devo dire la verità. Sì. E poi bella. Devo dire che sempre di più queste linee si completano anche di pezzi importanti di piccola e diciamo di media pelletteria che sono molto interessanti, che iniziano anche, devo dire, a coinvolgere la clientela, perché oggi è nata un po' la cultura, giustamente, per il fumatore di sigaro che ha in mano il portasigari, il tagliasigari, l'accendino, cioè inizia a diventare impegnativo portarsi dietro per una bella fumata tutto questo. E oggi la cultura del borsello è molto tornata e quindi tendenzialmente vedo che c'è questa attenzione a dar fuori, a tirar fuori delle linee di prodotto che sono legate proprio alla pelletteria, alla media pelletteria, alla grande pelletteria, con la possibilità per l'uomo di portarsi dietro tutto il necessaire, come si suol dire, per una buona fumata, perché effettivamente diventano ormai tanti oggetti per riuscire poi a gestire nel modo corretto una fumata, quindi è interessante. Sì. Anita, a proposito dei clienti, a proposito dei clienti, naturalmente la tua è una tabaccheria, per cui entreranno in proporzione più fumatori che non. Nel tempo, magari, se prima, come tu hai detto appunto, chi voleva l'accendino in lusso cercava DuPont, ora nel mondo della pelletteria si è mosso qualcosa in più rispetto a prima, cioè non solo io entro per chiedere un accendino, ma chiedo un accessorio di pelle di DuPont o altro, una penna. Guarda, da me sì, perché voglio dire, li ho sempre venduti, quindi da me il portafoglio di DuPont piuttosto che il portasigari di DuPont, la borsa da lavoro, io li ho sempre venduti da sempre, quindi per me è normale, cioè non è una cosa nuova adesso che mi chiede il portafogli o il portasigari, anzi prima che non ne faceva tanti, adesso che il portasigari è ne sanno, cioè non c'è una bella scelta di portasigari di DuPont, ecco, anche il fumatore di sigaro è più contento, perché poi diciamo che il fumatore di sigaro è una persona attenta al bello, attenta al particolare, e quindi gli piace tutto ciò che è esclusivo, che è bello, che è buono, di qualità. Quindi non ti so dire se in ambito nazionale o internazionale sia cresciuta questa attenzione nei confronti della pelle, perché per me è sempre stato così, quindi non ti posso dare un... Senti, invece adesso una domanda, visto che questa sera sono un po' beato tra le donne, ti vorrei fare una domanda che può anche essere stessa Sara. La mia curiosità è questa: in un mondo che è stato prettamente maschile fino a poco tempo fa, ora è molto più aperto, anche più indirizzato verso il mondo femminile, grazie a Dio, ma ti è mai capitato, cioè adesso immagino un po', un signore, magari un ragazzo che entra lì da te, che chiede un consiglio, si trova una bella bionda che gli dice come e cosa deve scegliere, come da fumare. Cioè, hai mai avuto qualche contratto, qualche diffidenza? No, allora, diciamo che il fatto di essere donna in un mondo prevalentemente di uomini non mi ha mai creato nessun limite. Anzi, se devo dire la verità, un po' sono stata avvantaggiata, quindi perché magari crei curiosità... È successo delle volte che magari qualcuno entra in negozio e dice: vorrei un consiglio, devo fare un regalo, oppure voglio fumare un sigaro cubano, e siamo mio marito ed io davanti al signore. Allora io rispondo istintivamente, perché sono io che devo rispondere, e lui non mi guarda neanche, guarda mio marito e continua a parlare con mio marito. E
E allora mio marito dice: guardi che non deve parlare con me perché la sorella di Sigari è mia moglie. Allora... però è divertente, io lo prendo così, non mi importa niente, insomma, devo dire la verità. Per il resto, sì, effettivamente quando ho cominciato 22 anni fa ero l'unica donna, poi man mano, insomma, è cresciuta l'attenzione verso il sigaro, adesso insomma ci sono molte colleghe molto brave anche, quindi okay. Sono in buona compagnia. Invece per te Zara com'è stata questa, questa avventura? Un'avventura? No, devo dire che in realtà probabilmente è stato meno complicato di quel che sembra, perché i miei predecessori non sono stati tutti uomini, abbiamo avuto anche delle eccezionali gestioni anche a livello internazionale da parte di diciamo di brand manager al femminile in rosa in epoca passata, e quindi devo dire che la figura comunque della responsabile commerciale a livello Italia comunque in rosa non è proprio del tutto una novità. Devo dire che nonostante DuPont abbia una grande attenzione anche alla crescita professionale del mondo femminile, perché ci sono diverse persone all'interno dell'azienda che hanno ruoli apicali e sono donne, però ancora nel settore dei brand manager, diciamo nel comparto dei brand manager, ci siamo io e un altro paio di colleghe, però siamo ancora in minoranza, cercheremo di crescere, ecco, ulteriormente. Però no, c'è una grande attenzione in azienda a questo aspetto e un'attenzione particolare al mondo femminile, anche perché devo dire che noi donne, con tutti i limiti che abbiamo, però siamo molto multitasking, quindi questa cosa che gestiamo tante cose in contemporanea e stiamo attenti a tanti aspetti anche legati, devo dire, alla parte visual, alla parte marketing, all'attenzione al dettaglio, è una cosa che piace nel mio ruolo, quindi ci, diciamo, siamo apprezzate, ecco. Bene. È vero, è vero. Cioè la donna quando vale, insomma, riesce a farsi apprezzare, valere. No, poi devo dire che io ho una fortuna, Daniele, lo dico sempre ai miei, esatto, lo dico sempre ai miei clienti, che ho un po' la fortuna in altra veste che ha Anita. Io vengo dal territorio, quindi io ho una formazione che nasce dal contatto con i clienti, e quindi è un po' la nostra forza. Ecco, la stessa Anita nel fatto che si ritrova, nel fatto che comunque è cresciuta in quell'ambiente. Devo dire che la mia è un'esperienza, ovviamente con molti meno anni alle spalle, ma un'esperienza analoga. Io sono cresciuta e vengo dal territorio, quindi questo mi aiuta per supportare, comprendere talvolta anche delle dinamiche e delle problematiche che, se fossi stata messa lì venendo dall'esterno, probabilmente perderei di vista, quindi mi fa piacere, è una buona cosa. Bene. E, sì. Senti Anita, mi racconti, cioè, se io adesso magari, se riuscissi magari a spostarmi qui, vengo lì da te, che tipo di tabaccheria trovo? Cioè hai una piccola cigar lounge, il nuovo Wulkin come è strutturato, quanti sigari contiene, dov'è la parte magari dedicata all'accessoristica di Upon, c'è una sua vetrinetta, com'è? Cioè se vengo lì, sì, ho una poltrona per me dedicata? Sì, hai tre poltrone e un divano grande che non so se si vede qui. Quindi insomma fino a 10-12 persone ci siamo comodi. Wulkin è ora abbastanza grande, bello grande, già era grande prima, abbiamo allargato un poco, abbiamo rubato un po' di spazio di qui e di lì, però c'è tutto quello che al momento arriva in Italia. Abbiamo avuto un po' di problemi prima, insomma, però adesso siamo ottimo, quasi al completo. E poi sopra c'è tutto uno spazio dedicato a DuPont con banco e mobili che stanno dietro al banco. Sì, è tutto, insomma, un corner dedicato. È un corner di un po', e c'è tutto un settore regali che non è solo il settore fumo, cioè ovviamente varie vetrine dedicate agli accessori da fumo, che può essere pipa o sigaro, in realtà pochissimo alle sigarette. E poi c'è tutto il mondo penne,
scatole porta orologi per raccogliere gli orologi, rotori per tenere in moto gli orologi automatici, c'è tanto. Degli umido, umido. Cioè, quando uno mi chiede cosa vendi, io dico tante cose inutili, ma belle. Dico sempre che il regalo da me si trova, il regalo per quell'uomo, quasi sempre uomo o poco per, da donna, devo dire la verità, quell'uomo che ha tutto, chi non ha bisogno di quando viene il compleanno che ha il pullover o altro, perché quello se lo compra da sé, quindi inutile, però particolarmente bello. E quindi, cioè, da me trovi, che ti devo dire, pure la roulette super... Sì, no, devo dire che Anita è fornitissima. E poi devi sapere un'altra cosa, Daniele, che mi ha sempre affascinato della sua realtà. Abbiamo anche scherzato in epoche presenti e passate con alcuni colleghi. Da Anita, soprattutto in certi orari del giorno, quando si arriva al negozio, sembra di stare in un salotto, cioè la sensazione che ti pervade l'anima quando entri da Anita è, ora, a parte gli scherzi e l'ironia, però veramente un'area proprio familiare, cioè si arriva, ci sono persone che dopo il lavoro, professionisti, passano per il piacere di fare un saluto, c'è chi si ferma e magari Anita apre una bottiglia di buon prosecco italiano, di champagne, i pollici non mancano mai, c'è sempre il momento di fare la risata, la chiacchiera, sì, è veramente un salotto. Quando io la chiamo boutique è proprio perché la realtà d'Anita lascia proprio la possibilità alla persona, dopo una faticosa giornata di lavoro, di avere un momento proprio di ristoro per il corpo e per la mente, a prescindere che poi ci sia l'interesse, l'acquisto. È ovvio che poi diventa un punto di riferimento, perché le cose belle, come ha detto Anita, non mancano, quindi poi la voglia, la fame viene mangiando, no? Però è proprio un salotto. Tante volte mi sono ritrovata magari passando alla fine di una giornata anche di lavoro da Anita, e mi ritrovo magari con la persona che esce da lavoro, come col magistrato, il professionista, l'avvocato, cioè è un ambiente veramente molto molto a 360 gradi, dove c'è spazio per tutti e tutti trovano quello che vogliono, perché si ha prodotti importanti anche di alta qualità e costosi, ma tratta anche prodotti molto più pratici, l'idea regalo, come dice Anita, anche partendo dal piccolo prezzo per chi vuole fare un pensierino, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti, ecco. Senti, a proposito batteria, scusa Anita, quindi accolgo le persone come infatti le accogliessi a casa, questo. E senti, a proposito batteria, so che hai anche un e-commerce, cioè la tabaccheria ha anche una parte di vendita online, sì. Come procede quella parte online? Cioè, mentre la parte fisica sappiamo che è ormai un punto di aggregazione importante, famoso tutto quanto, la parte online come viene gestita? Viene gestita da professionisti che mi aiutano, in particolare da mia figlia, la più piccola, 23enne, che mi aiuta mentre studia, perché lei studia ancora, mi aiuta in questa cosa, perché diciamola tutta, non è che io ami molto l'e-commerce, perché per me è fondamentale il rapporto fisico con il cliente, e quindi vendere una cosa, dici ma tanto l'hai venduta, io sempre da meridionale, cioè non mi soddisfa come se la vendessi di persona in negozio, allora tento in tutte le maniere di rendere praticamente questa vendita un poco più personalizzata. Allora scrivo il biglietto, magari chiamo, dico non è che vuole vedere, c'ho anche questo che magari non ha visto sul sito, il cliente mi crea chiama, perché proprio non ce la faccio a vendere una cosa così. sono così. E poi ho seguito durante la pandemia il video acquisto. Allora molti utilizzano questa cosa. A volte dei clienti importanti, molto sempre occupati, allora magari devono fare dei regali mentre sono in macchina con l'autista. Ani, fammi vedere, io stasera ho bisogno di un regalo urgente, così, e quindi giriamo per il negozio con il telefono
e facciamo questo video acquisto. E devo dire che si utilizza sempre di più, perché in realtà infatti ormai sono sempre sì, con il è un dato di fatto. Però serve chi fa il tuo lavoro, Anita, perché poi alla fine per le cose importanti, per l'acquisto, anche quello che ci sta particolarmente a cuore, a volte anche proprio per le personalizzazioni dei prodotti stessi, comunque si torna al negozio, è inutile dire sì, l'online, ma per certi prodotti di lusso comunque ci servono loro, se no non andiamo da nessuna parte. Vero. No, ma infatti noi oltretutto personalizziamo tutto sulla pelle, lo faccio io qui direttamente. Sul metallo mando dall'incisore, ovviamente, però comunque personalizziamo bene. Quasi. Bene. Senti, Anita, abbiamo da Svizzeri abbiamo fatto la nostra bellissima mezz'ora, in cui io e Sara ti ringraziamo tanto, e ti chiedo a questo punto di fare te i saluti finali e magari ci vediamo poi per la prossima live. Va bene. Allora, intanto saluto la mia amica Sara e te Daniele, saluto Ciullo che ci sarà sicuramente seguendo e tutta la ITA e soprattutto che vede il negozio che due bollicine non mancano mai. Guarda, lo sapevo da Sara. Io lo sapevo. Daniele, soprattutto te, perché ormai almeno adesso ci siamo visti, però se ci vediamo da vicino è meglio. aspettate un secondo. Ho avuto una richiesta di partecipazione, vediamo un attimo che succede se si collega. È da Arturo. Se si unisce a noi, vediamo, eccolo. Arturo, gira il telefono, giralo così ti vediamo dritto, no? Ancora? Ancora a sinistra, ok. Ciao Arturo. Tutti, volevo ringraziarvi per le belle parole da parte di entrambi. Per me è solo, voglio solo dire una mia personale testimonianza. Per me è solo stato un grandissimo onore lavorare da 19 anni a contatto con Anita, una scuola. Ogni volta che si entrava, almeno le prime volte che sono entrato in quella tabaccheria, anche con un po' di timore, perché c'era un po' di timore e un po' di imbarazzo. Però sono sempre stato messo a mio agio da lei e dal suo fantastico papà, oltre che da Francesco. Davvero una scuola di vita, grandi insegnamenti, grande qualità. E poi con Marchio Dupont c'è sempre stato un particolare feeling, perché quando ogni volta che facevamo delle attività con i sigari in qualsiasi posto, c'era un'altra cara persona, che è Nello Improta, che colgo l'occasione per fargli un saluto, che è sempre stato partecipe. Quindi diciamo che questo marchio, vuoi o non vuoi, era un po' nel destino, se vogliamo. Quindi, ripeto, da parte mia, davvero un grande, grande piacere. Ed è tutte le volte sempre un'avventura fantastica, perché c'è sempre tanto da imparare. Davvero grande scuola, grande signorilità, grande professionalità. Sono davvero fortunato a fare questo lavoro. Bravo. Ho pagato Arturo stamattina, in realtà è venuto da me, ho pagato, comunque ho dimenticato di salutare Nello, che è stato l'agente storico, veramente ci siamo conosciuti che eravamo ragazzini, è stato un amico, oltretutto è un amico, insomma, al di là di tutto siamo diventati amici durante gli anni. Comunque ragazzi, ho pagato tutto di stasera, sono stati tutti bravi, perfetto. Daniele, se vuoi io giro il cellulare, ti posso fare magari, sarebbe un piacere. Vai. Volentieri. La mia assistente, vai Francesca. Entriamo, il caffè della Banapoli glielo facciamo vedere da te. Ah, entra adesso come casa della Bano. Visto, perché i giovani a che servono. Ci saluta Nello Improta in tutto questo, che ci manda un saluto. È una cosa veloce? Sì, ti stanno aspettando.
Secondo me ha preso il temperamento dalla mamma, eh? Io lo dico. Mica è poco. Certo, allora, aspetta, visualizza. Eccoci. Si può partecipare in più di quattro? Sto vedendo, non ne sono sicurissima. Forse è meglio che girate il vostro cellulare, penso sia meglio. Capire questo direttamente da fuori, lo fai vedere, dai. Esatto, perfetto. Ora c'è Anita Cale. Ok. Che meraviglia. Oh, bello. Complimenti a Giuseppe Lefrante. Bravo, bello. Giuseppe. Bellissimo, veramente elegante, anche visto dal vivo. Devo dire, anche il falegname è stato molto, molto bravo. Sempre complimenti. Giuseppe, è veramente... Complimenti. Complimenti. Complimenti, Anita. Bravo. Una grazie, okay. Grazie ragazzi. Sì. Veramente. Bene. Bene, vi ringrazio per la bellissima serata e direi che ci aggiorniamo per la prossima live, allora. Buona serata a tutti. Buona cena. Grazie. E buon 1° maggio a tutti. Grazie, grazie Anita, grazie Arturo, grazie Dani. Grazie a voi ragazzi. Grazie. Ciao.